stesso appuntamento con NB Chef. So benissimo che questo non è l'abbigliamento adatto per stare in cucina, so benissimo che mi sottoporrò da qui a qualche minuto alle critiche, alle lamentele, ai piagnistei che mi farà Giovanni. Ahimè, ho dimenticato a comprare ciò che avevo promesso, ossia il grembiulino col cappello per stare in cucina con Giovanni. Mi scuso con Giovanni, mi scuso con voi, ora assisterete a quel rito della vestizione con il prestito che mi farà Giovanni, dopodiché parleremo solo, esclusivamente, rigorosamente, squisitamente di cucina presentando i secondi piatti. Ho detto tutto. Buongiorno. Criticami. No, sono così. Il grembiulino a scuola, le do il grembiule, gliel'ho comprato così glielo regalo, se lo porta a casa, se lo fa lavare da sua moglie. Grazie. Gli ho comprato pure il cappello, anche perché se un giorno potrebbe finire, spero mai, perché un professionista deve fare il giornalista, potrebbe fare l'aiutante dell'apprendista. Ma io vedo un qualcosa di nuovo, un rosso amaranto, sì, per celebrare questa serata. Mentre sono andato a comprare questo, mi sono comprato anche una cecchina. Anche se di amaranto io ricordo quella più antica, la topolina amaranto. Però sta bene, complimenti, beh, no? Complimenti. Quindi questo che colore sa? No, se lo ha. Pensando alla sua serietà, ha usato un colore molto più serio. Mi aiuti per del rosso. Mi rivolgo a qualcuno. Vabbè, l'ho stata, l'abbiamo messa nel che la fa trovare appoggiata nel manico del mocio. Sì, con sotto il mocio con la varichina, c'è aiuto buono. E allora parlavamo di secondi, non abbiamo trovato tanto di pesce, abbiamo trovato dei totani. Pesce molto povero, pesce nostro, dei totani che andavano a 4,50 € al chilo. E l'altro secondo ci siamo appoggiati su un discorso di carni e abbiamo preso un filettino di una carne nostra, di un animale allevato qui a Modica, ossia un modicano, una modicana di 18 mesi con una frollatura di 7-8 giorni. No. Ah, io lo metto, stavo parlando all'evento del cappello. Continua lei. Sì. Allora, questo è un filetto che abbiamo comprato, è una modicana. Noi diciamo che siamo soliti fare un paragone che dalle nostre parti si può anche fare, mi correggi Giovanni se dico una fesseria, la modicana come la fiorentina potremmo inventarci? Allevamento diverso, struttura diversa dell'allevamento. Allora, fiorentino sia chianino ormai non va allevata, non è eccellente quella allevata a Firenze, ma è quella allevata in Germania e in Francia. Perché? Perché pascolano per 16-18 ore al giorno. Se noi ci spostiamo nel nord dell'Europa troviamo la giornata più lunga, in Olanda arriviamo fino a 22 ore di luce. Dunque pascolano tutto il giorno, tanta più erba, grasso più nobile. La modicana come vitello è eccellente. Adesso usiamo le tecniche di dare sempre l'erba tutto l'anno, di lasciarle al pascolo, un pascolo seminativo irrorato, in modo da avere un grasso più nobile. Questo è un filettino, abbiamo un costo maggiore quando andiamo su 16 euro al chilo, ma abbiamo compensato sempre con il fatto che il totano costava 4,50 euro, dunque non ci stiamo alzando più di tanto. Due secondi molto siciliani, due secondi visti da me ma con prodotti veri. Allora iniziamo col totano. Il totano che adesso andremo a pulire e a tagliare a pezzettini, e questo lo passiamo a Sonia mentre noi prepariamo la base che sarà fatta da cipolla, come si dice in siciliano, a motte, rototono e a cipurdata. Mi perdoni, stiamo parlando di totano, però vedendo quel pesce mi ricorda senz'altro il calamaro. Te della famiglia del calamaro, solamente che ha un costo quasi uguale come sapore, un po' più morbido, più semplice come pesce, sì, però il calamaro lo troviamo, tutti i calamari che potete vedere sui mercati, il 99% sono tutti africani.
i nostri calamari sono difficili da pescare, non sono l'edilizio da pesca al calamaro, c'è magari quello che ne prende qualcuno, i mezzi calamari, i caputteda. Sì. Però il calamaro grosso da noi non si trova, si trova fresco il totono, tutti gli altri calamari sono quasi tutti decongelati. Ma i calamari freschi li abbiamo, ma non c'è un eccesso di calamari, non è un mare pescoso. Questo è un pesce nostro. Portopalo porta molti totani, che qua non compriamo e la maggior parte li mandiamo nelle zone di Catania. Quindi appartenendo alla famiglia dei calamari, anche questo pesce ha il nero, però questo è un nero che non viene utilizzato in cucina. Allora, prendiamo una cipolla. La cipolla, se noi l'abbiamo, leviamo sul primo strato e la mettiamo in acqua per qualche minuto, gli leviamo quell'effetto intanto di alcol che brucia gli occhi, sente che non sente molto la cipolla, e poi la possiamo lavorare più facilmente. Andiamo a tagliarla. Lo sai che questa che sta spiegando lei è una procedura che appartiene ai siriani, quella della cipolla lavorata con l'acqua, e fra l'altro consigliamo anche acqua corrente, acqua fredda. La cipolla noi la leviamo, il problema, veda ora che la stiamo tagliando, sì, non ci bruciano gli occhi, sì, non andiamo a piangere. Invece se la cipolla noi la lasciamo com'era, allora sono appoggiati qua i totani che era subito. Direttore, mentre taglio la cipolla, metti un po' di olio, sì, in quei totani. Con vero piacere. Sonia, porgiali dell'olio. Avete tutta una pratica da lontano per mettere, no, se faccio così va bene? Va bene così, grazie. Sì, grazie a lei, grazie. Poi mi metto un po' di sale. Sì, sale. E lo trovo qua. Lo trovo qua. Sale, quanto basta? Un po' di più del normale, perché ho lavorato con la cipolla è dolce. Va bene. Mi metto un po' di vino bianco. Un po' di vino bianco, abbiamo detto sempre un vino bianco molto semplice. Un vino bianco da bricche. Da bricche. Perché? Perché non dobbiamo confondere i sapori col vino, ma deve essere un qualcosa per allietare, perché non sono strutturati, sono vini che hanno 8-9 gradi. Metta, non si prova, ancora, metta, ancora, perfetto, sì, adesso lo metto sul fuoco. Grazie Sonia. Una volta che abbiamo la cipolla, l'abbiamo messa la cipolla nella padella, andiamo a mettere dell'acqua. E mettiamo anche la cipolla direttamente sull'ultimo fuoco, e mettiamo anche la cipolla a cuocere senza olio e senza niente, solamente con dell'acqua. Questo serve a far ammorbidire la fibra. L'ultimo fuoco. A questo qui lo giro. Sì. Prego Sonia. Grazie Sonia. Mi piace perché io quando vedo Sonia sorridere, la cipolla veramente tutto bene. La cipolla la stiamo lessando leggermente in modo che non rimanga dura e perde, noi per coperchi abbiamo dei coperchi professionalissimi, no, sono uno diverso dall'altro, sì, ma quello della padella sua non c'è mai. Mai. C'è. Ah, l'ha trovato, perfetto. Questi coperchi sono storici, A beneficio. Hanno qualche anno. Di quanti ci seguono da casa, siamo qui per parlarvi di grande cucina e lo facciamo con due grandi esperti, Giovanni Trombatore, Sonia Di Giovanni. Apprendisti e con un grande aiuto apprendista. Ma guardi che tanto, meno di zero. Guardi che tanto essere apprendisti, perché chi apprende e poi arriva a qualche conclusione super vera. Sempre il maestro. Allora, cipolla che viene leggermente bollita in un po' d'acqua. Ora vi spiego che succede dopo. I totani tagliati, messi con sale, olio e vino bianco in un'altra padella. Parliamo dell'altro secondo. Abbiamo parlato di questo filettino di Modicana che andiamo ad appoggiare e lo tagliamo leggermente spesso, perché lo dobbiamo lasciare in un primo momento crudo dentro e poi passarlo dopo al forno. Vi spiego come. Mentre c'è questo, mi accendi il forno per favore, guardi quella faglielo accendere al direttore, così impara. Start. E allora, oltre al grembiule, anche un paio di occhiali, perfetto. Questo è un coltello normale, un coltello non professionale, un coltello mi preoccuperei a casa mia vedere un coltello del genere moglie, tra le mani di mia moglie si avvicina. E questo qua, che si chiama azzarino, serve a il sistemare. Sente che sistema il filo. Andiamo a tagliare questo filettino un po' spesso. Che tempo di riposo ha questa carne? Questa è una frullatura di quasi 10 giorni.
l'ideale sarebbe arrivare ai 20 giorni, non dico come la Fiorentina a quasi 3-4 settimane. Una volta che noi abbiamo preso questo filetto, lo mettiamo in un piatto fondo, in un abbullo, con del... Ho un ricordo vago d'infanzia, no? Quando mia madre batteva la carne. Perché questo ricordo? Perché la carne, consideri che noi... Lei si ricorda i cartelli davanti alla macelleria? Carne locale macellata fresca. In Sicilia, dove non avevamo cultura di carne, la carne era buona, picchiavano 2 giorni. Sì. La carne di 2 giorni non si compra neanche. La carne deve avere una frollatura almeno di 10 giorni. Due settimane è il meglio, 3 settimane è veramente buona. Perché non si può comprare o mangiare carne che è stata macellata da 2 giorni, perché ancora è in rigor mortis a tutti gli effetti, è durissima. Lei questo filetto troverà al burro, carne, un po' di vino bianco, sale grosso. La carne condiamola sempre col sale grosso, perché il sale grosso che si attacca, invece mentre il sale fino entra dopo dentro e si sente la carne che è salata, in quel modo sentiamo il contrasto fra sale grosso e la carne. Sale grosso e un filo d'olio. Un filo d'olio. La lasciamo qualche minuto mentre stiamo facendo accendere la gas. Con queste cose. La lasciamo qualche minuto che lei, oltre a leggermente facciamo vedere sempre a beneficio di coloro che a casa vogliono preparare questi piatti. Quindi in pratica il vino è al di sopra della carne. Sì. La lasciamo macerare qualche minuto e prepariamo il condimento per quello. Intanto ho preparato, si ricorda che abbiamo preso la mirella pegna? Sì. Si ricorda che abbiamo preso il pane casereccio, sì, per fare la mollica per la paratura dell'antipasto. Col pezzo che è rimasto lo facciamo a fette sottilissime, lo mettiamo, lo mettiamo, 4 ci servono per il filetto e gli altri ci servono per l'altro piatto, e lo mettiamo nel forno che ce l'abbiamo acceso perché abbiamo fatto il pane, perché abbiamo infornato, lo mettiamo nel forno a farlo dorare e prepariamo la base, pachino ciliegino che siamo andati a tagliare e a tagliarlo a piccoli pezzettini, un concassè, cioè invece di farla a metà, a 4 o a 6, dipende. Pachino, olio, noi già il pachino l'abbiamo tagliato, avevamo 2 minuti, e poi questo è un prodotto, ve lo faccio vedere prima di averlo ammollato, questo è un prodotto veramente nostro. Questa è la passulina, ossia l'uva passa, ma non quella da oggi, è l'uva passa che si usa, la trova lei sul palermitano, io sono a Palermo, questa la trovo, è l'uva passa che si usa per la, e questa è di Nero d'Avola, che si usa per fare la pasta alla palermitana con le sarde. È un'uva molto più piccola, molto più appassita, non è dolce. Se lei la vuole assaggiare, no, è dura. Perché ho trovato anche qualcuno che amabilmente, definiamo così questo post, amabilmente ha voluto postare sul nostro blog, direttore, ma così mi ingrassa. Io ieri ho risolto i problemi della mia vita, direttore. In che senso? Ha comprato una pancerina? No, mi sono fatto fregare da una di queste pubblicità. In 20 giorni con questa attrezzo sarai un super uomo. Ah, no, allora, se ho un attrezzo ci credo. Io l'ho comprato, l'ho messo in macchina e ho fatto il primo sforzo. Adesso poi sarò un tuo ospite per qualche esercizio. E allora abbiamo detto pomodoro con cassè. Sì, grazie. No, con il terrore, vi vedo con queste pomodoro bottiglie. Pomodoro con cassè, uno spicchio d'aglio che andiamo a schiacciare leggermente, ossia aglio vestito in cui lasciamo non la buccia. Non togliamo nulla, perfetto. Poi prendiamo l'uva passa che abbiamo ammollato nel succo di uva, ossia nel vino, la tiriamo fuori. Il vino che è rimasto lo lasciamo che ci serve, anche se ci rimane qualche acino di uvetta non succede niente. Mi dai il piacere di girare questo... Ancora è freddo, tu quando è freddo. Caldo? Okay, una volta fatto questo discorso andiamo a mettere, lui ci dice che è cotto ma ancora non è pronto, andiamo a mettere il pomodoro coperto sulla, come si chiama, sul fuoco giusto, aggiungiamo semi di finocchio che danno un po' di profumo, dei ramoscelli di finocchietto selvatico, li mettiamo interi in modo da toglierli dopo, mettiamo anche qua un filo d'acqua
in modo da fare una cremina dopo, e lo mettiamo sul fuoco. Abbiamo fatto la base della pasta con le sarde senza aver messo pesce. Sì. Ve lo copri, Sonia? Fino a che te uva passa. E andiamo a preparare qua i calamari, ecco ecco qua, i calamari che abbiamo messo su, guardi che profumo. Ha ragione. Sente il mare? Ho detto l'ennesima fesseria, i totani, no, i calamari. I totani sono cotti e hanno fatto questo sughetto. Una volta che c'è questo sughetto nei totani, abbiamo salato, abbiamo messo un filo d'olio, mettiamo la cipolla che è pronta. Aspetta. Vedete? La cipolla che è? Quella ancora sta cuocendo, io l'avevo preparata prima solo per tempi tecnici, se no la trasmissione ci dura un'ora e mezza. La cipolla che si è appassita, abbiamo messo un filo d'olio e abbiamo messo insieme alla cipolla una pallina di sato, di estratto di pomodoro, che poi è differente l'estratto di pomodoro usato col doppio concentrato, col concentrato della latta, perché quello è un concentrato, significa che loro hanno tolto l'acqua ed è rimasto più pomodoro. Un sciatto che viene asciugato al sole, al nostro sole, è come se fosse cotto, perché noi col cucchiaio di legno andiamo a staccarlo dai bordi. E tu c'era anche tutto un rito, perché per questo stratto, tra virgolette, c'erano anche i piatti. I piatti rossato. Il piatto rossato, sì. Di cui oggi purtroppo era unico, perciò me ne hanno regalato uno che almeno ha 100 anni. Sì. Ho capito, no, io posso anticipare che me l'ha regalato Gianni, che fra qualche giorno presenterò le dimissioni. Sì, sì. Estratto di pomodoro e l'abbiamo fatto appassire. Aggiungiamo, prendi quei totani, aggiungiamo in questa cipolla i totani col sughetto fatto dal vino bianco e li mettiamo sul fuoco. Vai, Sonia. Prego, Sonia, siamo in tre. Abbiamo la carne, mi tira fuori, direttore, mi tira fuori dal forno senza bruciarsi le mani. Allora, è importante, i crostini. Sì. Grazie. Cosa facciamo con i crostini? Ci siamo? Attenzione perché se ne vanno le impronte digitali. Appoggiamoli su. La carne, avevamo detto, l'abbiamo lasciato marinare sul vino. Prendiamo questa fettina di filetto e andiamo leggermente a scottarla. Significa non la facciamo cuocere, ma gli diamo solo l'esterno, una cottura. Al sangue. Molto al sangue, perché ci serve per una cosa. Questo non si restringe, non è? Si ricorda negli anni 90 quando ci arrivavano le carni dall'Olanda, quelle con gli estrogeni, che si chi se l'è fregata? Qua una volta che questa carne si è scottata, un piatto che tra qualche istante sarà arricchito con i prodotti che sono stati sapientemente lavorati dalle mani di Giovanni e di Sonia. Una volta che questa carne si sta scottando, prendiamo la teglia d'acqua. Prendiamo una teglia, no, questo lo possiamo spostare. Prendiamo una teglia con un foglio di carta forno, mettiamo il pane sotto, queste fettine che avevamo tostato, prendiamo quel sughetto fatto di vino e olio, un pizzico di sale. Sì. Lo bagniamo un po' e adagiamo di sopra la carne. Carne che ancora dentro è cruda. Appena adagiato la carne, mi controlli se è pronto il pomodoro? Appena adagiato la carne, la saliamo sempre con un po' di sale grosso. Di sotto abbiamo questa fettina di pane che ora prenderà tutto il sughetto della carne, più il sughetto che avevamo messo prima dentro. È pronto? Sì. E questa abbiamo fatto una salsa di panino, uva passa, il finocchietto selvatico, l'aglio e i semi di finocchietto. Sì. Prendiamo questa salsina, magari un po' più umida, la parte più umida così, e andiamo a coprire la carne.
Lei vedrà un risultato alla fine su questo piatto veramente eccellente, perché abbiamo questi profumi di finocchietto selvatico, di pomodoro. Questo sughetto andrà sempre a impregnare il pane. E per la nostra cuoca o per il nostro cuoco, o la copriamo e la lasciamo 10 minuti in stand by, perché sempre c'è il discorso che si prepara per le 4 persone, e quando vogliamo abbiamo la carne ancora cruda dentro, tanto si sta solo insaporendo, gli diamo un colpo di forno in modo da gratinarla un po' sopra e poi uscirla, oppure se è il caso accendiamo il forno e la mettiamo direttamente dentro. I totani, vediamo che stanno cominciando, veda, l'estratto di pomodoro ha cominciato a colorare sia la cipolla che i totani. Aggiungiamo, siccome ho parlato di totani al nero d'avola, aggiungiamo il nero d'avola che si è insaporito dell'uva passa che abbiamo usato per la carne, e mettiamo a fuoco alto. Stiamo facendo due piatti siciliani veri. Chi non si ricorda la nonna quando faceva i totani fatti in quel modo o i calamari fatti in quel modo? Stiamo usando dei prodotti particolari. Abbiamo aggiunto, magari loro non mettevano il nero d'avola, le facevano con l'aceto, oppure non valorizzavano troppo questi prodotti tipo il nero d'avola, l'uvetta passa, perché non gli interessava più. Adesso andiamo a cercare uno di questi prodotti qua e li facciamo cuocere in modo da fare una zuppa. Vino ora va via, andrà via tutto l'alcol. Facciamo una zuppa con una cipolla che era stata lessata prima, dunque aveva perso tutto l'astro della cipolla e quello che può dare infastidio in bocca. Il nero d'avola, i totani e il vino bianco. Questo sta, il filetto si sta leggermente gratinando sopra, e prendiamo due piatti. Ti posso chiedere una cosa? Io ho partecipato a diverse trasmissioni, una delle tante ha visto come protagonista anche Gennaro Esposito, e mi ricordo che in cucina lui era solito poi dare delle dimostrazioni di quella grande fiamma, sai? A cosa serve? Allora, la fiamma che ora noi possiamo avere fra qualche minuto, il tempo che va via proprio il sughetto del vino, è quella che va a dirci che è andato via l'alcol. Se noi mettiamo aceto, vino bianco, vino nero, brandy, airum, qualsiasi tipo di liquore, qualsiasi tipo di vino, qualsiasi tipo di prodotto che ci sia alcol, se noi non facciamo quell'effetto fiamma, ossia facciamo bruciare l'alcol, sentiremo in bocca un piatto dove c'è dell'alcol. Quindi non il è un vino, colpo di teatro, no, il vino senza alcol in un piatto è eccellente. Ma lei si immagina mettere del vino dentro un piatto e mangiarlo col sapore dell'alcol del vino? Quando si saltano le vongole, quando si fa qualsiasi cosa, bisogna, quando c'è un qualcosa di alcolico, andare attirando la padella leggermente in questo modo a fare in modo che prenda, si incendi l'alcol. Ancora noi questo effetto non lo possiamo avere perché c'è più sughetto. Sì. Due grandi prodotti, un filetto appoggiato su una fetta di pane casereccio fatto con lievito naturale, sopra pachino, semi di finocchio, finocchietto selvatico, e alla fine una spruzzatina di prezzemolo. Zuppa di totani cotti col nero d'avola con una crema di cipolla che non sentiremo in bocca perché l'abbiamo bollito. E allora il filetto ce l'abbiamo pronto, spegniamo. E ora guardi qua, si è asciugato tutto il sughetto, il pane si è inzuppato di questo del sughetto della carne, del sughetto del pomodoro col finocchietto selvatico, c'è l'uva passa sopra, e abbiamo fatto un prodotto particolare che quando glielo farò assaggiare te me ne darà ragione. Sì. Quando andiamo a prendere questo piatto molto importante, aiutiamoci certo, perché il pane è inzuppato e quindi potrebbe anche rompersi facilmente. Una volta che questo piatto è pronto, andiamo a decorarlo e magari, come le ho fatto vedere prima, non abbiamo messo tanto olio nella cottura, ma lo andiamo a mettere alla fine.
perché abbiamo questa carne arrosto, perché l'abbiamo arrostita, poi gli abbiamo dato solamente un colpo di forno per tenerla calda e per andare a fare la crosta sopra. E se vogliamo, col finocchietto andiamo a fare una decorazione. Il finocchietto, quando è in questo periodo, non conviene lasciarlo nel sugo perché è molto fibroso e ci rimane troppo fra i denti. Calamari al nero d'avola quasi pronti, finocchietto rosmarino e prezzemolo. Ma lei quando decora mette tutto quello che sia del periodo, e penso che vada bene, perché chiunque, anche se non lo preferisce, lo tira fuori, non è nella cottura. Però facciamo colore, guardi che colore che ha questo piatto. Questi sono i colori veramente, sì, della Sicilia. Nostra Sicilia, della nostra terra. Colori puri, sinceri, ma anche caldi. Qui, totale al nero d'avola. Abbiamo finito la cottura, sono venuti un po' più liquidi. Perché? Perché questo piatto intanto si mantiene, non abbiamo fritto, si mantiene morbido. Se poi vogliamo lasciarlo qualche minuto, perché sempre abbiamo detto, io uso molto la ceramica per questo, che il nostro cuoco deve poter avere il tempo di preparare e mangiare, lo copriamo e non abbiamo problemi. Quando è pronto, tiriamo via il piatto, prendiamo gli altri crostini che avevamo preparato, li inseriamo in questo modo, che vanno ad assorbirsi tutto il sughetto, che le dico è veramente eccellente. Mettiamo un po' di prezzemolo. Sonia, che fine gli hai fatto fare? Ma dai un po' di prezzemolo. Cioè, scusi, io conosco questi soggetti più, senz'altro più titolati di me, che ti parlano poi e ti dicono: oh, noi ti promettiamo che nell'arco di 8 giorni, 10 giorni, con la nostra dieta riuscirai a perdere 4-5 kg. Ma frequentando la tua cucina, quanti chili si possono mettere in una settimana? Tanti. No, guarda. Allora, noi stiamo parlando di menù che poi la gente. Allora, abbiamo parlato di un menù di due primi, due secondi, due antipasti, dolci, ma è sempre un menù per un evento. Abbiamo invitato degli amici, abbiamo invitato delle persone, vogliamo stupirli, gli stiamo preparando tutta sta roba, ma nessuno mangerà tutto questo. Andremo ad assaggiare la nuova cucina, è di assaggio, non andiamo a fare due piatti, allora facciamo per due primi 400 grammi di pasta, 500 grammi di pasta. Noi poi andiamo a regolarci un po' col peso, in modo che la gente possa assaggiare tutto. Signori, penso che ai secondi ci siamo arrivati. Venerdì prossimo andremo ai dolci, maggiormente oltre ai dolci andremo a parlare con qualche personaggio importante che si occupa delle caratteristiche organolettiche, e avremo anche una sorpresa, direttore, una diretta telefonica con un grande uomo di televisione, ma maggiormente con un grande scienziato, che non diciamo ora, glielo dirò dopo. No, ho già capito che stai parlando di una persona, non anticipiamo niente, a noi cara. Volevo dire una cosa però, io è giusto, abbiamo aperto noi questa nostra finestra in cucina parlando anche dei vini, e dobbiamo portare qualcosa a tavola per rendere più lieto questo piatto ai nostri commensali, ai nostri invitati. Cosa potremmo portare? Allora, abbiamo iniziato col Cabernet, col taglio di Syrah. Su questi due, come avevo anticipato prima, io preferirei un nero d'avola, il principe dei vini, ma anche un vino più strutturato, 14 gradi, due secondi di struttura, finocchietto selvatico, carne, profumo del pachino, uva passa, totani, nero d'avola, struttura. Penso che il nero d'avola ci sta più che bene. Sui dolci decideremo. Siamo partiti noi con l'antipasto, hai fatto due tipi di antipasto, siamo passati a due primi, siamo passati a due secondi, concluderemo con il dolce. Abbiamo parlato di un grande piatto di prestigio, abbiamo parlato di un pranzo di una certa importanza, abbiamo parlato di un pranzo quasi da festa, per celebrare un qualcosa di importante. Ma a casa, se coloro che ci seguono volessero applicare una regola, che poi è quella che da un po' di anni facciamo un po' tutti, perché siamo sottoposti anche ai ritmi frenetici della vita, diciamo che benissimo, si può anche fare un giorno solo l'antipasto, un giorno solo il primo, un giorno solo il secondo, ma io ti aspetto al varco.
perché ti voglio lì, ti voglio per il nostro quarto appuntamento, perché voglio sapere prima quando andremo a registrare, perché andrò a correre una settimana e poi voglio affogare non il vino, l'alcol, la mia grande struttura fisica in quei dolci, perché ci parlerai purtroppo, di cassata siciliana, purtroppo. Ci parlerai di cannolo di ricotta, ci parlerai di cosa? Allora, purtroppo per lei direttore, io sono un apprendista in cucina, ma sono uno sprovveduto per i dolci, ne faccio pochi, ne faccio i miei siciliani, no, le rispondo perché lei mi aspetta da tre puntate, sì. Perché vuole fregarmi lì, sì. Conosco ma non sono bravo a fare i dolci, faccio due o tre cose che sono le nostre cose tipiche che le fanno vedere durante la puntata, non mi cimento, ognuno fa il suo mestiere, non mangio dolci, li mangio solo per capire come sono fatti, ma non ho una grande cultura di dolci. Eppure qui si mangiano ottimi dolci, ma non sono tanti, alcuni li fa Sonia, alcuni li faccio io, ma non sono tanti, non ho andiamo detto a ottimi, non ho detto centinaia. E poi mi viene difficile fare i dolci perché si usano troppi prodotti veramente pesanti, come il burro, come sempre ripeto, come la margarina, come le panne, non mi affascinano tanto i dolci. 3-4 tipici sì, torte strane, dolci strani no. Ma noi le faremo una cosa semplice, ma che lei va molto 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 golosa, anche per perché lei. Lo sa che io sono siciliano. Grazie lo so. Siamo arrivati alla fine di questo appuntamento, abbiamo parlato dei secondi, grazie a chi ci ha seguito, soprattutto un grazie di cuore sincero, vero, per ciò che fa e per come tiene alto il nome della cucina tradizionale, il nome della cucina nostra della Sicilia, Giovanni Trompatore. Grazie anche a Sonia, vi ringraziamo anche perché siamo appena alla seconda trasmissione di quelle già viste, questa andrà in onda tra qualche giorno, vi possiamo dire che sono tantissime, centinaia, ma possiamo dire anche migliaia i contatti che riceviamo giornalmente per assistere a queste trasmissioni, che hanno una duplice valenza, quella di far vedere quali sono i nostri piatti, i piatti tipici, i piatti che proponiamo, ma soprattutto quello di mettere alla prova coloro che stanno dall'altra parte delle telecamere, ossia voi, che poi questi piatti li dovete preparare. Grazie a tutti, l'appuntamento è per la prossima settimana. Direttore, scusi se volevo ricordare una cosa che abbiamo detto, un grazie anche ai produttori, che sull'ultima puntata andrete a conoscere, perché quando siamo andati a fare la spesa li abbiamo sentiti, lei si ricorda benissimo, eravamo lì, produttori veri, produttori con certificazioni, produttori che fanno opere d'arte che vanno esportate fino in America. La prossima puntata. E allora li conosceremo. Grazie.